Ciao, siamo a SMAU 2010, vediamo insieme le novità. Buongiorno, in occasione della SMAU presentiamo anche delle novità assolute come la nostra calcolatrice, mouse e tastierino numerico. Una calcolatrice che nasce, si può utilizzare sempre come calcolatrice, come vedete, anche quando è spento. Posso attivare invece il Bluetooth, quindi è un mouse wireless con Bluetooth a 1200 dpi ottici. PC e Mac è in versione black e white, quindi lo posso trovare, sarà promozione novembre-dicembre a 47 euro pubblico, quindi un'ottima idea come un regalo anche di Natale. Buongiorno, sono Marcello Catania, direttore della IBS Multimedia, praticamente la nostra azienda è un'azienda italiana certificata, si occupa di produzione di desktop e notebook. Abbiamo come nostri prodotti di punta il nostro all in one, il nostro computer tutto in uno con 22 pollici di pannello LCD, configurazioni estremamente personalizzate, multitouch. Come nostro prodotto di punta abbiamo poi il nostro e-style, come lo definiamo noi, estremamente stilizzato. Abbiamo avuto praticamente l'idea di creare un computer e ridurlo estremamente come compattezza e design. La nostra tastiera per le style è questa qui, in pratica anche questa è stata pensata per un living a 360 gradi. Io sono Andrea Masocco, il country manager della ASBIS. ASBIS è una multinazionale presente in 33 paesi e siamo in Italia dal 2008. Prestigio si occupa di prodotti di alta fascia, diciamo di un prodotto di informatica di lusso. Il motto della Prestigio è Art of High Tech, quindi l'arte dell'high tech. I prodotti che vengono utilizzati all'interno della linea sono mini PC, da un design particolarmente curato. In questo modo, in questo momento stiamo vedendo un mini PC su base Ion, ha un processore Atom 330 ed è possibile collegare questo prodotto direttamente al TV per vedere anche i film in 3D. Il prodotto è possibile montarlo direttamente dietro al TV con un'interfaccia VESA che viene fornita a parte e quindi permette di evitare, diciamo, qualsiasi tipo di ingombro di cavi e ovviamente rende il prodotto estremamente più gestibile in un ambiente casalingo come il salotto. Questo è il lettore esterno che permette di vedere i DVD e si interfaccia direttamente con il PC andando a crearsi quindi un unico blocco estremamente compatto. Il secondo brand dell'ASBIS si chiama Canyon. Canyon Technology è un prodotto che si interfaccia a un target estremamente più giovanile, diciamo 16-35 anni. Sono accessori per PC, in particolar modo per il mondo Apple, e assolutamente con un rapporto molto buono per quanto riguarda qualità-prezzo. Per quanto riguarda la gamma, comprende circa 600 articoli, viaggiamo dal networking alle tastiere, ai mouse, per arrivare fino ai prodotti sportivi come cover per Apple per andare a fare jogging e quindi sentirsi la musica mentre si corre. Oggi siamo presenti qui allo SMAU per presentare il dropshipment. Il dropshipment di Pixmania Pro sono 35.000 articoli che puoi presentare sul tuo sito senza ne avere stock, senza ne avere costi di logistica. Ci occupiamo noi di tutta la spedizione, lei si occupa unicamente della vendita del prodotto online. Oggi presentiamo il nostro nuovo proiettore Pico, un proiettore portatile dal peso di solo 170 grammi, risoluzione 854x480 in 16 noni. Sono 30 ansi lumen come luminosità e il contrasto ha un rapporto di 1000 a 1. Abbiamo una lampada a LED con una durata da 30.000 ore. Il proiettore funziona sia alimentato alla rete elettrica ovviamente che a batteria, quindi è lo strumento ideale per realizzare presentazioni in completa mobilità. Ovviamente ha degli ingressi video a cui possiamo collegare un computer, quindi tramite la porta VGA possiamo condividere presentazioni, filmati o immagini e possiamo anche inserire direttamente una scheda micro SD per visionare contenuti senza nessuna sorgente esterna. Questo si tratta di un ricevitore wireless in grado di registrare anche su una micro SD card i dati trasmessi da una telecamera audio-video, una telecamera colori.
oppure la telecamera può anche essere collegata direttamente tramite filo e pertanto registrare direttamente quello che è l'audio e il video che arrivano da questa telecamera. Localizzatore GPRS, prende i dati della rete GPS e li invia ad un server, anche una micro SD card che permette di memorizzare i dati direttamente sul dispositivo, e recuperando questa SD card può essere fatto l'upload direttamente al sito. Gli skin sono gli ultimi hard disk portatili prodotti da Yomega con una nuova estetica. Più avanti possiamo vedere invece i nuovi modelli USB 3.0 che garantiscono velocità ancora maggiori. Gli hard disk multimediali invece consentono di vedere tutti i nostri file, video, audio, immagini sul televisore di casa. Abbiamo anche dei nuovi modelli che gestiscono il digitale terrestre e addirittura mi consentono di accedere a internet direttamente dalla poltrona. Allora, siamo qui alla SMAU, lo stand Sony. Presentiamo un ottimo prodotto che potrebbe essere un perfetto regalo di Natale. Ma vediamo, questo desktop all-in-one significa che è tutto integrato all'interno del monitor, quindi molto sottile, di un design molto accattivante. Touchscreen, cioè quindi dà la possibilità di essere usato sì con la tastiera e con il mouse, ma anche con le dita. Per esempio, apriamo un software di disegno che è già preinstallato, uPaint, ci permette appunto molto facilmente, anche con due dita, di disegnare quello che vogliamo. Questo è un software chiaramente per bambini, ecco, molto facile disegnare alberi, creare immagini molto velocemente. Completo di tutto, ha un masterizzatore DVD laterale, ha i processori di ultima generazione i3. Questo modello si attesta circa sul migliaio di euro. È uno schermo da 21 pollici e mezzo. C'è anche la possibilità di avere il modello con 24 pollici, decisamente più performante, con caratteristiche tecniche ancora più avanzate. Questo è un prodotto Jabra GN9470, cuffia che viene utilizzata, può essere utilizzata in contemporanea per le tre tecnologie. Quindi VoIP si collega al PC in USB, fisso si collega al telefono fisso e si collega invece in Bluetooth al cellulare. Quindi lavora in wireless, portata a 100 metri con fisso e PC, e invece in Bluetooth col cellulare. Questo è un prodotto Plantronics, l'ultimo uscito della gamma Plantronics, è un prodotto wireless, il produttore da 150 metri di portata e funziona sia con telefono fisso che con PC, quindi ha un cavo che si collega in USB al PC e poi si interfaccia anche col telefono fisso. Toshiba AC100, 10 pollici, formato classico, quello che gli utenti conoscono come i classici computer, come i classici netbook, ma con la particolarità di avere sistema operativo customizzato da Toshiba Android e processore Nvidia Tegra in grado di gestire anche i flussi ad alta definizione. Quindi Toshiba in questo formato 10 pollici abbiamo integrata un'uscita HDMI. Sempre in ambito Android, il nostro multimedia tablet Folio 100, ancora una volta 10 pollici, ancora una volta basato su Android, in questo caso nella versione 2.2, processore interno Nvidia Tegra, quindi possibilità di avere tutti i tipi di espansioni a partire dall'USB, l'SD card, la mini USB e ancora una volta l'uscita HDMI per l'alta definizione, multimedia tablet che permette di utilizzarlo anche in un modo molto ludico, quindi con una serie di giochi che sono i classici per questo tipo di device, un uso misto domestico e business. Libretto W100, uno dei prodotti lanciati da Toshiba in occasione del 25° anniversario, l'esempio di cosa può essere oggi la frontiera dell'innovazione, lo sviluppo e l'estrema mobilità. Due schermi completamente multitouch, da 7 pollici sovrapposti, con il secondo schermo che può fare comodamente la tastiera per un utilizzo veramente mobile di un computer in estrema mobilità in ogni occasione. Questa è la nuova vetrina attiva di IBM for Fashion, è una vetrina virtuale in cui si possono provare i vestiti. Funziona così, si clicca su un vestito, si dà alla modella che sfilerà virtualmente. Si può anche sapere più informazioni sulla collezione e lo stilista, e si può avere anche la disponibilità dei pezzi. Aspetto i vostri commenti sul blog, ciao!